La casa dei risvegli Luca De Nigris, la struttura pubblica dell'azienda USL di Bologna, che ne condivide gli obiettivi con l'associazione di volontariato Onlus, gli amici di Luca, ha compiuto quest'anno 10 anni. 10 anni di storie, 10 anni di iniziative che sono stati celebrati all'interno della 16ª giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma, vale la pena, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Convegni, eventi pubblici, sport, approfondimenti per riflettere sulle gravi cerebrolesioni, sugli stati vegetativi e gli esiti del coma e ribadire l'importanza di un'alleanza terapeutica che riunisca strutture sanitarie, istituzioni, famiglie e terzo settore. Le iniziative di quest'anno sono state accompagnate dalla campagna sociale dell'attore e artista Alessandro Bergonzoni con l'efficace slogan «Un gran bel giro di vite», attraverso spot in TV e nei cinema, con il patrocinio di Pubblicità Progresso. Parole che sottolineano un messaggio centrale oltre il pietismo, oltre il rammarico e la commiserazione, bisogna ripartire dalle associazioni e da chi vive il problema in maniera diretta, per ribadire la costante necessità di aiuto e di servizi e per cercare di diffondere un nuovo sistema di cura in Emilia-Romagna e in Italia. E su tutto emerge il vale la pena così come lo raccontano gli stessi protagonisti. Vale la pena per allargare il proprio punto di vista. Prima per migliorare me stesso, perché miglioro molto. Vale la pena perché essere diversi vuol dire essere unici. Perché è un esempio per gli altri, perché tutti possiamo migliorare. Perché se non provi non capisci. È una grande fortuna. Incontri persone meravigliose. Vale la pena normalizzare. Vale la pena perché ti senti vivo. Possiamo scoprire, scopriamo che la vita sta nelle more, negli interstizi. Si ha modo di esprimere la propria idea, il proprio modo di essere. È educazione. Educazione è crescita e crescita prevede miglioramento. Si fa vedere come si è. Perché ti fa sentire più viva. Perché c'è ancora tanto da fare. Io direi perché chi la dura la vince. Vale la pena e ne vale sempre la pena, come dicono gli attori della compagnia Gli Amici di Luca. Perché anche il teatro è un elemento fondamentale e lo sarà anche quest'anno per i 2 spettacoli al Teatro Duse di Bologna, la sera del 5 gennaio ed il pomeriggio del 6, realizzati da Fanta Teatro e dal titolo Pezzi di carbone e manici di scopa per la regia di Sandra Bertuzzi. Gli attori di Fanta Teatro e la befana Carla Astolfi, in un'iniziativa storica che porta solidarietà alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Per dire ancora una volta, tutti in coro. Vale la pena.